Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Sono qui in compagnia di mia moglie, che stasera Ciao farà non soltanto la cameraman, ma farà anche una cosa attiva, quindi giocherà. E è un evento molto particolare, perché stasera per la prima volta io, a distanza di, mi voglio dire una cavolata, però a distanza di 8 anni, abbondanti anche, 7-8 anni, torno a fare da Dungeon Master. L'ho già fatto su Roll20, su Tabletop Simulator, però dal vivo. E stasera voglio fare la prima avventura del manuale dell'ultima bomba. Come vedete, che abbiamo qui il manuale del giocatore, nel caso servisse a lei per le regole, manuale del master a me. E andrò a giocare la prima missione, ovviamente, ve lo dico subito, liberamente reinterpretata. Però a grandi linee le farò giocare la prima missione del manuale. E mia moglie, che gioca da sola perché siamo in due, però nel gruppo gli ci metto anche qualche NPC. Perché da sola non può andare avanti, se no dura 3 secondi in un gioco come questo dove una ferita. Due al massimo e crepi, tre se proprio sei stato benedetto. E mia moglie ha creato un personaggio che è un elfo, bastardo mi sembra come classe, che sono un po' gli scassinatori e i ladri di questa ambientazione qui. Questa è l'immagine, ora tanto ve lo va a descrivere, che il suo elfo porta sempre una maschera sul volto per non farsi vedere, una maschera di quelle tipo, com'era il giochino che si chiamava? Quelle che erano hacker nel gioco. Dogs, Watch Ah, Dogs. Watch Dogs, sì. Quello nel secondo che c'ha quella maschera tutta illuminata, te ricordi, con i LED vari. Comunque, è ambientazione ovviamente post-apocalittica. E il personaggio si chiama, com'è il nome vero? Yevlin. Si chiama Yevlin, è un elfo, però viene chiamato da tutti Painrust, che vorrebbe dire Ruggine dolorante. ruggine dolorante. Che come nome fa ride, però in questa ambientazione qui ci sta perfetto. Ora, metto la tua scheda qui, bellissima, e parlaci un po' di Painrust. Prego, alzi la voce, ovviamente. Vai. Cosa volessi sapere? Mia moglie, faccio vedere una cosa veloce, poi tanto penso siano lettori come numero Johnny 5. Ragazzi, si è scritta 1, 2, 3, 3 pagine e mezzo, quasi 4 di background. Ora c'è da ridere, vai. Senti, io non l'ho ancora letto, eh. Buona la prima. Vai. Ma è sicuro che perderei tutto il canale, te lo dico, Già lo sapevo quando ho detto di giocare con te, vai. Allora, nome Yevlin. E fino a qui conosciuto come Painrust, ok? Te Fino l'ho a già qui, detto. ok. Oh, segni particolari? Piccolo neo sulla palpebra inferiore dell'occhio sinistro, ok? Attenta, attentissima. Ok. Il che uno che si mette sempre sta maschera qui, li vedono il neo lì, lo riconoscono subito che è lui. Va bene. Ha i capelli lunghi e biondi, occhi verde chiaro e due belle orecchie a punta. È un elfo. Tipico elfo, va. Poi, mestiere, tutto fare. O meglio, quando ha voglia e ci guadagna bene, il servizio è impeccabile. Da ridere. Sembro io. Se si sveglia con un orecchio storto, sono problemi. Orecchio Ok. storto, eh? Ok. Poi, ha fatto vari tipi di lavori, più o meno decenti. Partiamo. Garzone per una tavola calda, quindi portava sia rifornimenti alla tavola calda che qualche piatto tra i tavoli per 2 mesi, ok? Poi Pensa a me. porta kebab, porta a porta, ma kebab di ratto in agrodolce. A porta, nel post-apocalittico, Drin! Salve signora, sono l'omino del kebab! Le porto kebab del ratto in agrodolce! Vabbè. Le porto kebab, signora! Vai, questo secondo me è il meno peggio, vai. Ma come faccio a già dirò? Cioè, dopo ciò con lui, col morto, Dio monaco. Dopo ciò da solo. Vai. Cioè, giusto però. Corriere. Corriere uno che corre. Però. Perché arrivava in ritardo, è tipo Homer Simpson, no? Lui faceva 1 metro a corsa, si sfiancava subito, lasciava i pacchi, si addormentava un pochino. Il problema è che c'erano certe consegne a tempo. Lui andava oltre il tempo e l'hanno buttato dopo Non due avevo dubbi. settimane. Poi ha fatto anche ladruncolo, perché se no, Finalmente qualcosa in che tema per elfo pensare. bastardo è, no? Ma di merda, a te basta. Appunto, fino all'età di 18 anni ha fatto quello. Per poi diventare a tutti gli effetti proprio ladro, professionista,
Ma bello, lui era convinto di essere ladro professionista, ok? Tanto ti Perché segno una anche cosa, metto di ascolto sulla scheda, vabbè. lì. Sì, perché anche lì lui ne ha combinate di cazzate. Ha fatto il meccanico, ha fatto l'idraulico, ha fatto l'elettricista. Ah, si è dilettato anche come cuoco. E poi ha fatto anche tavolo e lavavetri al semaforo. Come al semaforo? Aveva Ma al 12 anni. semaforo post-apocalisse non c'è più nemmeno l'elettricità. Dove l'ha? Aspetta! Cos'era spento il semaforo? Allora, lui all'età di 12 anni. All'età di 12 anni andava a rompere le scatole allo zio Ernesto, che era. Era un elfo? Sì. Ernesto l'elfo! Dai, amore! Lo zio Ernesto, perché si annoiava, allo zio Ernesto, tanto per toglierselo dalle palle, gli fa: ho trovato un lavoro per te, giusto per te. Penrose, no? Prima di chiamarsi Penrose, Yevlin, ha Evelyn. detto: ti acchiappo, ti porto in questa zona di fare lavavetri al semaforo. Ma lei era deficiente, non capiva che la zona era deserta in tutti i sensi, perché non c'erano Ma né macchine. esce, ma che lo zio allora? Ah, No, no, lo faceva apposta per togliersi dalle palle. Lo torna. lasciò, ascoltami, lo lasciò sotto il sole in agosto a un semaforo, che era l'unico semaforo che era rimasto dopo le luci, Oh, brava, capito? ne sa dell'ambientazione. Dopo le luci, lo lasciò lì, l'unico semaforo era tutto distrutto, stava per cadere a pezzi, lo lasciò lì sotto il sole ad agosto, che si moriva di caldo, si schiantava con un secchio, con un po' di acqua. Non è passato nessuno oggi. Zio, zio! Quando è tornato a casa, zio Ernesto, non è passato un cazzo di Tornato a nessuno casa, oggi! infatti, era chilometri e chilometri dalla L'ha comunità, lasciata a l'ha morire! lasciato lì. Lui ritornò, lo lasciò lì alle 8 di mattino, ritornò lì alle 2 del Ma lo sa pomeriggio. che passano bande di predoni, mostri, lo potrebbero uccidere? Poi. Ma chi se lo cagava, un bambino di 12 anni, un cretino col secchio, prendiamo tutti per il culo. Quando ritornò alla comunità, glielo disse, fece presente allo zio che non passava nessuno. E il bambino piove per il culo. Oh, cretino, sono deficiente, non passa nessuno, ragazzo, cazzo, è deserta nella zona. Vabbè, comunque, chiusa parentesi. Abbiamo capito i lavori che faceva. Del Oh. cacchio. Nacque e crebbe fino all'età di 10 anni nel Bosco dei Sospiri. Oh. Oh. Prima della caduta delle luci, ovviamente, no? Quando. Perché se no non c'erano boschi. Te mi hai detto che quando cadono le luci non c'è No, 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 ma la vegetazione. vegetazione c'è sempre in questo mondo, però in alcuni posti è molto più desertificata, capito? È molto più difficile. Appunto, Sì, ci può nella stare. No, zona. no, però le luci sono già cadute Passati anni e anni. tanti, tanti, da prima che lui nascesse abbondantemente. Ok. Prima della caduta delle luci. Allora, Bosco dei Sospiri, te l'ho detto un pochino prima. Fuori, vabbè, fuori da coso. Che gli alberi erano fatti con delle foglie a cuore, che già quando si muovevano tra loro emettevano tipo un rumore di pioggia, no? Mentre quando passava tipo una brezza un po' più forte, sembrava quasi che parlassero, no? Ah, Ecco perché bellina, veniva chiamato sospiri. Bosco dei Sospiri. Questa è bellina. E dietro? Esatto. Ciao. Mamma mia, quanto è scritto? Ho scritto un botto. A me quando mi parte la verve creativa non mi devi fermare. Perché la vedo? La Vai. verve. La verve cretina, Il no? gruppo, i verb. Ma poi? Allora, i genitori avevano una piccola distilleria in cui producevano dei buon sidro di mele sottospirito. Ci sta, sento di miele Ok? ci sta per gli elfi. No. Che riscaldava gli animi e donava vigore, o nel peggior dei casi, un gran mal di testa e bruciori di Vabbè, stomaco. giustamente. Ok. I genitori chi erano? Però sta andando bene, buoni. Per ora, i genitori. Artemis, il padre. Pensavo Artemio, stavi per dire Artemio, la buona birra, No, bello. era un druido elfico, Bene. rinomato e ben rispettato. Ecco. La moglie, Clemidia, Vabbè, dai, sì, ci sta, ci sta. elfa comune, proprio sempliciotta. Partigiana, partigiana, Partigiana. partigiana.
O di cortigiano, vabbè, ma nemmeno cortigiano è Elfa brutto. comune, dotata di spirito, ma non che fosse tutta, no, no, proprio perché beveva troppo, beh, di spirito. Ste battute allegano di po'. Famosi 300 anni di matrimonio, Sono coglioni, elfi. di matrimonio, quando cadono le prime luci? Bravo. No, no, stelle cadenti, proprio le prime Le luci, bombe, bombe bombe atomiche. atomiche, quindi ancora prima che divenne post-Lande, quindi. Sì, loro hanno Ah, vissuto il prima, sì. ok. Ah, purtroppo Evelyn allora aveva compiuto appena 10 anni, quindi lui aveva sì vissuto il periodo prima, Ma ha visto poco, mettiamola. ma ha visto poco un Vai. A cavolo, capito? Soprattutto non era mai uscito dal Bosco dei Sospiri. parte per lo zio stronzo. No, ma quello lo Ok, chiamava le lo zio, tutti qua. do. Come Red Dead Redemption, Lo zio, è zio. lo zio di Cioè, lo tutti. zio di tutti. Senza più dimore, parenti fu condotto da altri superstiti, perché comunque era, qualcuno era rimasto in vita, in una comunità elfica chiamata Anor, che in elfico vuol dire sole. Buco del culo. Praticamente. Ah no, Anor, No! Vuol dire sole, no. cretino. Di nome e non di fatto, perché non aspirava a quasi, cioè, dal nome sembrava qualcosa di positivo, invece è tutt'altro. Per ora sta andando bene. Aspetta, Avevo mi preso più punti stima nei tuoi confronti. Poi? Seppur dalla. Ah, qui ovviamente, avendo 10 anni, cosa deve fare? Devono cercargli una casa, non può venire Eo. da solo, no? Quindi passa di casa in casa perché viene adottato sempre da una coppia di elfi, oppure preso da un elfo un pochettino più vecchio per cercare di inculcargli qualcosa di positivo, ma solo che lui fa lo stronzo. Minchia, ce n'hai fantasia? Meno male dicevi di Aspetta, no. seppur dall'aspetto docile, aggraziato, perché gli elfi sono docili e divisi e aggraziati. Longilinei e magrini Sì, perché lui anche. è alto, è alto 1,80 m, Come gli elfi? però alto. No, la maggior parte sono alto 1,70 m. No, dipende. No, no, no. Gli elfi no. Gli elfi vanno da 1,75 m fino a 2 m, Vabbè, tranquillamente. 1,80 m. Quello più basso, 1,75 m. E dicevo, ha l'aspetto dolce e aggraziato. E anche addirittura scaltro, o si direbbe quando vuole lui. Fetente, perché è fetente. Fai tentone! Ma anche a maniera ultra negativa, maldestro e menefreghista, capito? Me! E ciò creava non pochi problemi ai genitori adottanti, capito? Così passò, come ho detto prima, di casa in casa fino a scegliere di fuggire e restare solo, perché tanto non gli andava bene nessuna casa, gli imponevano delle cose, non gli garbava, voleva stare solo come uno stronzo. Ecco, detto proprio papale papale, e va a vivere nelle zone limitrofe della Tanto comunità, guarda una cosa, sì. che viene chiamata la zona rossa, perché lì c'è tutta la feccia della comunità, ok? Ok. Oh, boia, quanta creatività c'ho. Minchia! Fallo te, Dungeon Master. Si ritrovò a condividere una stanza con altri due elfi poco più giovani di lui, ok? Alf e Venti. Il primo aveva la Tourette. Cazzo, cazzo, cazzo! Ogni parola era collegata un insulto, con gestacci poco eleganti, ok? Il secondo invece era leggermente fuori dal comune. Grazie a cavolo, stavo nella zona limite. Oh, periferia. Ecco, Venti non era il cognome, era il nome, perché Venti era il suo quoziente intellettivo. Quindi era proprio scemotto, più scemotto proprio. Insomma, si era trovato una bella compagnia, questo Painrust, no? La stanza era poco più grande di un bagno comune. Ci stava a malapena una persona. Per dormire, infatti, facevano a turno. Fai te. Boia. La merda. Si lavavano poi con dei secchi pieni di acqua piovana e mangiavano i resti di cibo provenienti dal ristorante vicino. Fai te. Nonostante per molti fosse una vita da fame, per Penrast era un traguardo, perché comunque aveva la sua libertà e la sua indipendenza, faceva quello che voleva, no? Aspetta, qui entra un altro. Ah, esatto, qui entra un altro difetto di Pegasus. Abbiamo detto che era maldestro, menefreghista. Un po' perdi giorno, mettiamola così. Quando c'ha voglia lavora, quando non c'ha voglia sta a casa e fa una sega. Esatto. E
uno lo potrebbe chiamare anche lavativo, ma non è proprio lavativo. Diciamo, quando c'ha voglia e si sveglia col culo dalla parte giusta, via. Ha un altro difetto da costeggiare all'altro elenco che ti ho detto prima, ovvero l'essere contraddittore e cambiare pensiero facilmente. Erano passati nemmeno 10 minuti, come aveva detto sul libro, su Indipendente, quando inizia a crogiolarsi in pensieri più tristi e malinconici. Prima di piangere. Sono indipendente, sono libero, sì, però non c'ho un cazzo, non ho pallottole, sono senza una lira in tasca, non c'ho niente di nulla, non mi posso permettere neanche un nuovo maglioncino dei Ratones. Allora cosa faccio io? Che sarebbero i Ramones di questa ambientazione, eh? Pensa poche creatività. Allora cosa faccio? Voglio qualcosa di più. Quindi se ne va via dalla stanza e lascia sbigottiti Alfa e Venti senza dire nulla. Vabbè. Così. Oh. Con ciò... Che c'è? Da niente! Oh, che sì, Dungeon Master. Che Game Master sei? Dungeon Master? No, vabbè. Oh. E quindi decide, non ti mangia le unghie, di lavorare per lo schifiguri. Assassini, ladri, strozzini. Non so se avevo capito. No, per lo schifiguri. Per lo schifiguri. È uno. Salve, sono schifiguri. Buongiorno. Per lo schifiguri. Ecco, vabbè. Siamo infatti. Poi fa. E di peggiore fra tutti i testimoni di Ellen. Ellen non vuol dire stella in elfico. Cioè, testimoni di Geova elfici apocalittici. Oh, però queste cose... Ah, se alla Serpentarium vi garbano queste idee che sta creando mia moglie, i testimoni di Ellen, ci dovete pagare copyright, perché è roba nostra, non ce la fregate. Ti ho paura di sentire come finirà. Ovviamente questi loschi figuri non era solo della sua comunità, quindi Anor, ma anche delle comunità quelle adiacenti, vicine alle sue. Ma quando finisce sto background? I vari incarichi... I più stupidi riusci a portarli a termine, ok? Perché tante roba tipo prendimi questo jet e portalo lì, ok? L'ultimo incarico doveva prendere in prestito, no? Un vecchio portaciambelle per conto di Faust Tre Dita. Ma perché gli desti i nomi italiani? Dio? Faust! Ah, ho capito Fausto! Fausto Tre Dita, ok? Oh. E quello lì sotto al paninaro, ok? Beh, allora anche lui, vabbè. Conto di Faust, Tre Dita. Costo del lavoro, 2 proiettili, che comunque erano tanti. E lavoro non completato. Come mai? E adesso vediamo perché. In pratica, Penrast doveva introdursi di notte in casa di Merin, che era la famosa, che era famosa per le cialde alle castagne. Il castagnaccio di per nuovo. Le? Cialde alle castagne. Cialde? Cialde sono le gofre, come si chiamano? Ah, pensavo volevi del caffè io, le cialde del caffè. Lo vuole un po' di caffè al castagno, corretto? Al castagno. No. Le cialde alle castagne, il castagnaccio. Il castagnaccio di Livorno, che le garba da morì. Appunto, infatti dopo me lo vorrò mandare un pezzo sotto a me. Il problema è sorto quando Penrast si introdusse sì in casa di Merin, ma sbagliò finestra. Quindi sbagliò stanza, capito? Entrò in quella del marito, no? Così, no. Invece di entrare in cucina, entrò in una stanza buia. Completamente da sola. Completamente buia. E non appena si accorse, cioè si era accertato che non ci fossero rumori circostanti, eccetera, quindi diceva, oh, quindi sono a posto, posso entrare tranquillamente, accese la sua torcia. Ma è scemo. Accese la sua torcia per muoversi, come fa? Buio, tasta! No, Penrast è furbo. Accese la sua torcia. Ma la... Della ciao Pippo. Ma le batterie dove le ha trovate per accendere la torcia? È una torcia magica. No, lui c'ha con la torcia come bravo, m'ha fregato. C'ha la torcia dinamo. M'ha fregato, bravo. M'ha messa nel cioppo. E la punta verso il basso. Perché la prima cosa che devi fare è la punti per terra per vedere dove metti i piedi, sì. No? E riusciva a intravedere solo le sue scarpe e il ciarpame per terra, perché era completamente zozza questa stanza. C'erano oggetti di vario genere, rotti, distrutti, vecchi elettrodomestici delle prima della guerra, delle luci. Delle luci, via. Iniziò a cercare, a tastare tutto quanto in giro, fece giusto 2 passi,
quando oltre sui vestivali in filto feltro, addirittura bucati, perché non c'era soldi, poveraccio, Povero intravide due piedi. Confuso, alzò la torcia lentamente, uomo. Ragazzi, cazzo, c'ha più fantasia di me. fino a scorgere l'intera figura dinanzi a sé. Senti Sono interessato, adesso sono con che interessato. cazzo di italiano? Comunque te l'ho trovato, te il lavoro da fare. Devi creare Libri Game. Sei troppo brava. Si trattava di un anziano di circa 80 anni, ok? Tutto nudo. Adesso ti pentirai di quello che hai Ho già detto. capito! Ho già capito! Ho Tutto già. nudo. Con uno sbattiuova nella mano destra e del burro So già il nome, posso dirlo io? No? Ripeto, un anziano di circa 80 anni, tutto nudo, Tutto nudo? con uno sbattiuova nella mano destra e del burro nella mano sinistra. E? Glielo metteva di imburrava il culo, cioè cosa doveva fare? Poi gli ci metteva. Ah, gli imburrava bene bene il culo e poi ci metteva lo spacca uova, lo sbatti uova. E chi era? No. Sì, ma non dirlo che poi devi bippare tutto. Penrust e il vecchio si guardarono per qualche istante, spiazzati Più ed lui, increduli, più lui, più fino a che pena. il giovanotto non iniziò a urlare come una ragazzina isterica. Il ladro che si mette a urlare. Da qui in poi sulla questione si sa davvero poco. Ovvero, ritrovarono a terra un anziano esanime, Ah, ammazzata. stroncato sicuramente da un infarto, perché aveva il volto Miseria. tutto accispiato, vera, Accispiato, sì, rattrappito via nel post rattrappito, mortem. e che il suddetto era altresì che il nonno di Merin. No. Era il nonno di quella ragazza che era famosa a fare le cialde alle castagne. A Quindi castagnaccio. ti dico solo che fa su tre dita sta cercando Painrust perché gliela vuole far pagare. Perché gliela ha proprio messo nello schioppo. Te lo metterò in un'avventura. Va Ah, bene. ok. Dopo Ma questo perché 3D? episodio, Ah, tre dita. tre dita. 3D avevo capito io. Tre È in dita! 3D, no? Ovviamente questo non è l'unico episodio, è proprio fa parte di una Quello lunga più lista. iconico, ecco, devi No, ne ha sapere. fatte anche ben peggiori, Questo però comunque fu una delle tante gocce che fece traboccare il vaso e costrinse Penrose alla fuga verso Atom, che era una città. Si vede che guardo molto Fallout, io che Vabbè, amo ma è normale, dai, Fallout. sta ambientazione vi gira tutta intorno. E infatti scappò verso Atom, che comunque era una città completamente, non era una comunità ovviamente, era una città, quindi era molto più grande, c'era molto più gente e c'era molte più possibilità, ok? Scusa, poi non ti blocco più, Di giuro. Ma dimmi. allora, non promettiamo niente perché poi magari non si fa, anzi, forse non si fa direttamente, però se c'è la possibilità e ti garberà tanto, una volta farai te un'avventura a me, Oh come mio Dungeon Dio! Master. Perché? Perché c'è una bella immaginazione. E Sì, mi ma fa... solo sulle mie More, cazzate! io ho giocato, chiedi la pippa a tutti, ho giocato 20 anni a D&D, in 20 anni ho giocato una volta come avventuriero e poi ho sempre fatto Dungeon Master. E fatemi giocare un po' anche a me. Vai. Sì, ma... Ad Atom, cioè, ci sono molte più possibilità perché è molto più grande. Non è Oh. come Anor che era un buco di culo. Anor, Ma proprio appunto. Amo, che era un Ano. buco di ano. Buco di Un buco di culo. culo. Ah. Basta. Qui ha la possibilità tramite... Aspetta, avevo scritto la parte. Ma si è fatto anche fogliettini, oh, cioè, bastava. Sì. Qui Painrust incontra un ano di nome Gomir. Oh, Bellino, oh, cazzo, sta migliorando. sì, ma perché gli altri erano elfi No, ma sciocchi. il primo era brutto, mi si chiamava Ernesto, oh, zio di buono. Zio Ernesto, lo Vabbè. chiamavano Ernesto Ma perché così, era... spara No, lesto. no, Ernesto era la marca di un forno a microonde che veniva dall'Italia. Lo ritrovarono in un Ma non c'è coso. l'Italia questa Ma che cazzo abitazione. te ne Vabbè, non lo frega? sappiamo, c'era. Ma che te ne frega? Ernesto. Microonde. Arrampica su muri, un pochino, vai. Su vetri, anzi, sugli specchi, vai. Basta. Cosa stavo dicendo?
che incontra un nano di incontra. nome Gomir, che ora catta tutto. Lui va in giro, perché lui è l'unico di tutta Atom che ha un vecchio, come si chiama, un vecchio camioncino tutto rotto, che Uno emette uno di scavenger. uno è scarburato da morire, che emette un fumo nerastro. Infatti, Tranquillo. quando vedono un fumo nero che appare, capiscono subito che è il nano che nelle vicinanze che sta raccattando tutto lo schifo possibile, no? Infatti lui è, diciamo, quello che pulisce anche le letame dalle strade. Infatti le strade sono sempre belle pulite, dato, grazie a cacchio, passa il nano. Passa lui, non c'è più nulla. Ecco, che succede? Che il nano gli dice che ogni tanto lavora con uno di nome Ciuffo. Odin Zenka, questa te la dedichiamo. Beh, Vai Ryu, è per te. con uno di nome Ciuffo. Ciuffo chi è? Ciuffo è un lontano cugino, perché lui poi appena comincia a fare Ciuffo, 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 l'ho già Ciuffo, 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 sentito, l'ho io l'ho già già sentito. sentito. Ma per caso Ciuffo è quel ragazzo alto con tanti muscoli, perché Ciuffo era un meccanico provetto, C'entra nulla, vabbè. abilissimo come pochi, perché era effettivamente era proprio bravo nel suo mestiere, con grandi braccia possenti ed un cervello grande quanto una nocciolina, proprio così. Ok, mi rivolgo a Varcuno. Ok? Proprio idioten, forte, capito? Mi Idioten. cognato. Niente. Niente. E gli dice: guarda, c'è un certo Ciuffo che ogni tanto mi fa da aiutante, mi mette la roba nel camioncino e ogni tanto lo porto in una officina qua vicino e lui lavora lì come meccanico fisso. Però non ti dico per chi, perché mi ha detto di non farlo sapere a nessuno, perché il Vabbè. proprietario dell'officina ci tiene a non farlo sapere a nessuno. No. Ma finisce più sta storia? Ma cos'è? Firme, Dio buono. Dura meno un episodio di The Boys. No, basta, lui vuole rintracciare, finisce che lui vuole rintracciare suo cugino a tutti i costi e gli dice che c'è un appuntamento. C'è un Mi hai appuntamento. dato una bella idea. C'è un appuntamento per incontrarlo al centro di Atom, dove c'è una tavola calda aperta. Ok? Ah, gli ha dato appuntamento lì il suo cugino? Sì, perché lui tramite Gomir Ok. c'è un Allora, appuntamento. abbiamo sentito il background di Painras, di mia Sì, ma non ho moglie. detto il nome di Painrust, lo farò sapere la prossima No, gliel'ha volta. detto all'inizio. Sì, ma da cosa prende Painrust? Ah, dillo. No. No, allora più avanti. Insomma, un bel applauso a mia moglie. E ragazzi, questo video si conclude qui perché poi verrà anche abbastanza lungo, però oh. Io ti giuro, sono partita, presa di culo, ho detto, mamma, lei era qui che se la scriveva, glielo giù al computer, ho detto, la sentivo ridere, porca troia, ora mi rovina la serata. Invece, oh, muah, bella, proprio si vede che mi assomigli, muah, fatti uno per l'altra. E questa avventura, come detto, la giochiamo liberamente interpretata, e quindi non la seguirò la lettera. La prima avventura che c'è dentro il manuale del Dungeon Master dell'ultima bomba, proprio la prima avventura Cacciatori di Taglie, e l'avventura si ambienterà, partirà qua giù nelle officine sì, le officine scarnificate, sarà il punto di partenza, e poi ci sposteremo verso, almeno che lei non voglia andare da qualche altra parte, però insomma è bene mai non divagare troppo rispetto a un'avventura già scritta e pronta, verso le gole ghignanti, quindi si andrà verso qua giù. Però ciancio alle bande, senza farvi spoiler né niente, questo ragazzi è il primo video che si conclude qui con il background del personaggio di mia moglie e nel prossimo video invece vedrete l'avventura vera e propria. Io non so se basterà una sessione, un video soltanto a farla tutta, perché almeno un 2 orette ci vorranno, però magari in 1/2 video la finiremo sicuramente. Quindi il video finisce qui, un applauso a mia moglie, veramente bello il background e prossimamente vedete Painrust all'opera. Ciao ragazzi, alla prossima!